Yeah. No. Good feeling, reaction. Yeah, better with You don't think it's possible to put something on the seat for now? Yeah, to try the distance, but it's better if we stay low. Yeah, but no, but I say only for this test, because it's impossible. Yeah, yeah. Sono stati tre giorni buoni. Abbiamo iniziato a capire un po' la moto, con il meteo un po' così così, però dai, lo era per tutti, quindi abbastanza bene. Per noi è stato un po' un peccato, perché la moto l'abbiamo presa in mano tre giorni fa e quindi abbiamo capito un po' di cose, ma ancora dovremo lavorare sodo in Australia. Il problema più grande è che non c'entro fisicamente e dobbiamo fare delle modifiche. Abbiamo tagliato le pedane della moto, fatto per metterle più basse, più di così non si riesce perché la leva batte nella marmitta, un sacco di cose che non si possono modificare più di così adesso, quindi è stato un po' sacrificato questi giorni, mi fanno male le gambe come se avessi fatto la maratona. È una posizione strana di guida, però quello si risolve, insomma. Il feeling c'è, il team è il miglior team del Mondiale Supersport, quindi penso che io e Chaz Davis siamo in ottime mani e penso che anche il team sia in ottime mani con noi due. Quindi dobbiamo solo imparare la moto, ci vorrà un po' per capirla bene, 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 per come ho in mente io. Però se riusciamo a capirla, poi sì, la parola mondiale deve essere l'obiettivo. La vera novità dei test, come dire, ufficiali qui a Portimão è sicuramente nella classe Supersport. Giuliano Rovelli, questo cambiamento all'ultimo momento, a sorpresa, Parking Go Triumph diventa Parking Go Yamaha. E non una Yamaha qualunque, ma addirittura Yamaha Motor Europe rispolvera le moto vincenti con Carl Crutchlow e le affida al tuo team. Sì, l'analisi è presto fatta, abbiamo cambiato in corsa perché purtroppo non si è raggiunti un accordo con la Triumph, con la quale collaboravamo da 3 anni in modo anche abbastanza costruttivo. Sinceramente ne sono molto dispiaciuto, era giusto per spendere, ecco, 2 parole per questa cosa. I motivi di questa separazione, che non sono coincisi i budget, o perlomeno erano stati concordati i budget insieme, ma proprio sotto le feste di Natale gli inglesi mi hanno fatto un pacco dono e hanno cancellato quelli che erano gli accordi, e quindi si vede che doveva andare così, perché Yamaha stava cercando un team che potesse appunto riportare ufficialmente l'R6 al Mondiale Supersport, e in 10 giorni ci siamo ritrovati appunto ad essere il team di riferimento nella Supersport, e per questo lo Yamaha Parking Go Team. Ecco. Giustamente tu dici, se la casa madre ritira il proprio impegno è la prima a evidentemente a non credere non tanto nel prodotto quanto nell'impegno in Supersport stesso. Sì, questo è stato uno dei motivi. Se Triumph UK non crede nel progetto Racing, non vedo perché dovrei crederci io, ecco. E quindi le nostre risorse sono andate appunto ad una casa che invece ha nel suo DNA il Racing, ed è Yamaha. Senti, siamo al secondo giorno, ieri sono scesi in pista i ragazzi con quello che è arrivato, con quello che siete andati a ritirare, e oltretutto problemi di posizione, pedane particolarmente alte per Luca che lo hanno, ma in realtà per tutti e due va sul problema dell'essere particolarmente scomodi in moto, eppure velocissimi da subito. Ma direi di sì, anche perché le moto non sono, sì, la base è quella del 2009, ma in quest'anno ci sono state delle persone in Yamaha che hanno comunque lavorato ed affinato il progetto. In una settimana abbiamo fatto la preparazione delle moto per il test di Portimão, siamo qui solo con 2 moto, la prima presa di contatto i piloti mi hanno riferito che la moto è fantastica. Io credo che non ci saranno scuse, nel senso, non è che siccome siamo partiti in ritardo ci prendiamo un periodo di apprendistato, no,
bisognerà andare da subito molto forte e quindi non credo ci saranno problemi. La casa stessa ha delle aspettative, Yamaha Motor Europe ha delle aspettative su questo campionato ovviamente. Ma credo che si siano accorti anche loro che dopo un anno di mancanza dalle corse, oltre alla crisi economica, ci sia stato un contraccolpo nelle vendite dovuto anche appunto alla mancanza della loro partecipazione nel Mondiale Supersport. E ripeto, in 10 giorni abbiamo trovato subito un accordo e la moto è sicuramente una moto vincente. Il nostro team è un team preparato, abbiamo 2 piloti molto forti e quindi è lecito comunque cercare di puntare al titolo mondiale. Senti, un'ultima cosa, sulla base della esperienza di questi anni che hai maturato in Supersport, sulla base della entry list di addirittura 28 piloti, quindi si parlava prima di una Supersport che aveva accusato un po' il colpo per effetto della Moto2, ma insomma questi 28 partenti dimostrano che la Supersport c'è, è ancora vitale. Che cosa manca per quella che è la tua esperienza? Cosa vorresti di più per questa Supersport? Io credo che la Supersport sia, diciamo, come classe non meno spettacolare della Superbike, che è il campionato più spettacolare al mondo delle moto, nelle moto da competizione, nella velocità su pista. Manca sicuramente la copertura televisiva e per questo io ho comunque fatto pressione sugli organizzatori, naturalmente per quel poco che posso contare, ma non riesco veramente a capire come le emittenti televisive non capiscano che se trasmettessero in diretta questa classe, come vabbè sta facendo comunque Eurosport, sicuramente avrebbero dei vantaggi in termini di audience, di raccolta pubblicitaria immensi. È una scelta dell'emittente, immagino. Sì, è una scelta di La 7 ed è per questo che noi volevamo fare della pubblicità in televisione sulla 7, ma visto che non trasmettono la Supersport ho destinato il budget della mia azienda in altro advertising e solo quando trasmetteranno la Supersport allora vedrò se cambiare rotta o meno. L'esperienza maturata in un ambito racing come quello del Mondiale Superbike è molto importante per le aziende per sviluppare e introdurre nuovi prodotti sul mercato. Questo è assolutamente valido anche per un'azienda come AFAM e ne parliamo con Bruno Lonati, responsabile comunicazione di Motor Quality, che è il distributore per eccellenza di tecnologia per lo sport, dicevamo Bruno, di AFAM. Tra l'altro AFAM partner di Aprilia, quindi alla base del successo del Mondiale Superbike 2010. Sì, siamo molto soddisfatti di questo risultato che ha portato appunto, che ha contribuito alla vittoria di Max del Mondiale Superbike. E AFAM, anche AFAM traduce dalle corse nella produzione di serie tutta l'esperienza accumulata nelle gare. Facciamo un esempio pratico, vedo una corona, vedo un pignone, vedo una catena, tutti elementi poi fondamentali proprio nella, tra virgolette, trasmissione e nella trazione. Sì, la trasmissione di una moto assorbe potenza, potendola alleggerire si contribuisce a risparmiare un po' di questa potenza dissipata. Nel caso specifico quello che vediamo qui si tratta di un kit passo 520, si intende catena, corona e pignoni di dimensioni leggermente più piccole rispetto all'originale e con delle lavorazioni aggiuntive che aiutano ad alleggerire, come nel caso del pignone dove si vedono chiaramente i fori d'alleggerimento, nel caso della corona dove si vedono ancora i fori d'alleggerimento e in più in questo caso qui l'utilizzo dell'ergal anziché dell'acciaio normale, ergal usato duro, per arrivare in alcuni casi fino a un risparmio di 1,5 kg sulla trasmissione. E poi i dettagli anche della catena. Sì, la catena, chiaramente la catena con le tenute, nel caso specifico sono tenute X-Ring, hanno un profilo particolare che contribuiscono al mantenimento del lubrificante e quindi alla vita della catena.
e anch'essa, come dicevamo prima, più piccola e quindi più leggera, con un grosso contributo in fase di accelerazione. Non sembra, ma un kit passo 520 fa accelerare la moto più velocemente rispetto a un passo normale. Senza dubbio, però mi chiedevo, ma esiste un prodotto che di fatto si usa solo esclusivamente in un ambito racing avanzatissimo e che di fatto non può essere introdotto nella produzione di sé? Sì, abbiamo qui una catena che viene utilizzata nel motomondiale, una catena che presenta delle lavorazioni sia sulle piastrine esterne sia sulle piastrine interne, che fa sì che il risultato sia un prodotto molto leggero, ma naturalmente un prodotto, come tutti i prodotti racing, che ha bisogno di una manutenzione e di una accortezza nel montaggio e nell'uso particolare. E tra l'altro dal design veramente incredibile. Comunque, al di là di questa particolarità, tutto il resto abbiamo l'ennesima dimostrazione di questa osmosi continua tra il racing, tra il mondiale superbike e le nostre stradali. Sì, come dicevamo prima, c'è sicuramente un continuo travaso di tecnologia, e le corse sappiamo tutti che aiutano a sviluppare prodotti sempre più performanti, e che poi possono essere appunto acquistati da chiunque voglia rendere la propria motocicletta un pochettino più racing.